È davvero curiosa la razza umana. Entra nella sua natura nel momento del perdono, anche se non c'è nulla da perdonare. Si abbandona alle fatiche del tempo, anche quando non c'è tempo. E mentre sorride un nuovo giorno, ricomincia a vivere, sperare, gioire e soffrire. È davvero curiosa la razza umana. Combattente creatura in eterna lotta con la sua individualità, che non con gli dèi, che non accetta, ma stranamente riconosce nello stesso tempo come propri messaggi di un amore infinito che dona gioia in ogni dove e in ogni cuore. È davvero curiosa la razza umana. Agli occhi di un osservatore straniero, essa è magnificenza, perfezione, è scala di un altosonante geometrico che si estendono alle più alte armoniche, ma anche incubo, solitudine e tristezza. Com'è possibile dunque che ci vediamo così divisi l'uno dall'altro? Quando ci commuoviamo per la stessa poesia, la stessa musica, lo stesso film. Non è possibile che non vediamo lo splendore della vita quando noi stessi siamo la vita. Com'è possibile che non ricordiamo chi siamo quando siamo il miglior ricordo che abbiamo avuto? E come accade che non cerchiamo laddove c'è qualcosa da cercare quando sentiamo immensamente di volerla trovare? Eppure abbiamo occhi per gioire, orecchie per capire, mani per amare e cuori da toccare. Non è a te che parlo personalmente, voglio parlare dell'energia che è dentro di te, perché lei può ascoltare. Dialogo ancora con il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito, in modo da vedere tutto ciò che di nuovo c'è ancora da vedere e tutto ciò che c'è ancora da conoscere. Un vero uomo ribelle cerca dentro di sé le risposte, non altrove. Segue la sua bussola interna come l'intera biblioteca galattica. Vivere felice allora diventa l'unico dono che può darti e che può fare. In questo modo allora sarà così che lo puoi fare anche agli altri.